È un 24 ottobre monitorato. Quasi tutto il territorio toscano si trova a fare i conti con una nuova allerta arancione scattata dalla mezzanotte. Piove al centro-nord della regione, il sud resta in allerta gialla. Un'allerta che resterà valido per 24 ore. Molti sono i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole. I temporali sono accompagnati da forti raffiche di vento, in particolare sulla costa dove i venti arrivano a 60-80 km orari. Oltre alle scuole sono chiusi anche i parchi. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha firmato un'ordinanza che prevede anche il divieto d'accesso ai cimiteri. Rimandati a causa del maltempo, gli scavi in via Buontalenti, necessari per predisporre il bando della gara per il restyling dell'area mercatale previsto dal comune a novembre. Il meteorologo Lorenzo Catania fa il punto della situazione. Fa ancora troppo caldo, risale lo scirocco e un fronte d'aria oceanica fredda. Da qui il rischio di forti temporali.